Allora, bentornati a tutti. Nel frattempo, durante il corso della pubblicità, c'è l'euro-dollaro che ha rotto, ma proprio sporcato un pochino, quota 1,32, è scesa fino a 1,31,98, adesso si è riportata sopra quota 1,32, nel particolare 1,32 e basta adesso. Eccolo qua, 98, come potete vedere. Sembra che abbia intenzione di rompere quota 1,32, tuttavia, non so, un tuo giudizio, Pietro? Sì, è una situazione tecnica sicuramente interessante. Se prendiamo il grafico orario, vediamo che proprio sugli attuali livelli, quindi poco sopra 1,32, c'è la media mobile di medio periodo a fungere da supporto dinamico. C'è da dire anche che il mancato sfondamento di area 1,32,60, che è stato all'incirca il livello massimo di oggi, ha dato il là alle vendite, che sono state abbastanza corpose appunto nella seduta odierna, nella sessione europea, e siamo crollati comunque di oltre mezza figura agli attuali livelli. Sicuramente adesso sarà da porre attenzione appunto a come aprirà Wall Street, come reagirà nel corso della seduta. È chiaro che il driver rimane comunque sostanzialmente su questo cross, l'avversione al rischio. Abbiamo visto quanto comunque poco hanno impattato i dati macro pochi minuti fa. C'è da dire che ultimamente, nelle ultime sedute, proprio i dati trimestrali dell'azienda americana hanno comunque sostenuto l'appetito al rischio, e quindi anche gli acquisti con 9 miliardi di Exxon Mobil di utili. Esatto, l'abbiamo visti prima. Insomma, sono state delle buone indicazioni a livello societario dagli Stati Uniti, il che paradossalmente ha poi finito per dare forza all'euro, comunque in generale a portare appetito al rischio sui mercati, anche altre valute notoriamente diciamo ad alto rischio come la sterlina, ad esempio poi anche per altri motivi, hanno segnato recenti massimi. Sì, abbiamo visto anche comunque sia i dati che sono usciti sulla possibile recessione. È stato sintomatico proprio quello che è successo negli scorsi giorni sulla sterlina ieri, crollata appunto sull'uscita di un picco dell'usura attese, poi ha recuperato tutto per poi anzi segnare ulteriori nuovi massimi dell'anno, tra l'altro è andata ad aggiornare i massimi dell'anno proprio sull'appetito al rischio che si è inserito sul mercato. Allora, so che sei che hai analizzato una moneta che secondo te, una valuta che secondo te è molto, diciamo, è decisa a muoversi, ossia lo yen. Contro che cosa? Beh, sì, diciamo che lo yen in questi giorni è sicuramente interessante, anche perché questa notte poi ci sarà l'incontro della Bank of Japan. Ma sai che non sei l'unico specialista che tiene gli occhi puntati su quello che succederà sulla Bank of Japan? Quasi tutti. C'è molta attesa perché giorni fa comunque sostanzialmente c'è stata una dichiarazione di intenti da parte di entrare sul mercato. Esatto, della Bank of Japan, di continuare di aumentare anzi con l'acquisto degli asset, e quindi diciamo di indebolire volontariamente lo yen sostanzialmente, più che altro per un discorso di inflazione. Diciamo che noi andiamo a vedere proprio a livello... Ce l'abbiamo qua, dimmi cosa... Esatto, se prendiamo il grafico dollaro yen ad esempio su... dollaro yen, aspetta che avevo l'euro yen. Di lungo periodo magari con un time frame giornaliero, okay. Allora, vediamo che il trend a partire da febbraio, dopo un lungo periodo, un lunghissimo anzi periodo lateral ribassista, se così possiamo definirlo, ha iniziato a prendere una certa direzionalità, che ha spinto il cambio da area 76 fino all'area 84. Qua c'è un zampino di qualche istituzionale? Sì, non di qualche istituzionale, semplicemente della Bank of Japan, che appunto ha dichiarato di voler perseguire un obiettivo dell'inflazione all'1%, una situazione in cui ci muoviamo a cavallo di una situazione appunto di deflazione in Giappone, comunque con un'inflazione sullo 0% fino a qualche mese fa. Questo ha portato appunto il mercato a muoversi, il super yen finalmente a iniziare a cedere terreno. Dove lo vedi nell'eventualità che la Bank of Japan entri sul mercato? Qual è il livello? Il livello 84, sicuramente il livello diciamo target su questo cross, su dello yen, e ARA 84 perlomeno. Quindi sui massimi della famosa corsa. Esatto, c'è una bella resistenza posta poco sotto, in area 83,70, però diciamo anche a livello psicologico il target appunto rimane 84.
se prendiamo, se vogliamo analizzare proprio a livello meramente tecnico, vediamo che dai minimi di inizio febbraio appunto si forma una trend line ben definita che va tra virgolette a cozzare appunto con i minimi di aprile e che adesso appunto al test sulla candela giornaliera che stiamo vedendo comunque una discreta versione a rischio sta quest'oggi sta dando fiato. Sembra quasi già rotta all'Orient. Esatto, però bisogna vedere la chiusura della candela sinceramente. Chiaro. È chiaro che vediamo, può essere che comunque a ribasso vada a rompere questo livello, ma è difficile secondo noi che vada oltre 83,30. Okay. È chiaro che questa notte ci saranno tantissimi spunti, come dicevamo. L'orario più o meno? Così magari. Allora, non c'è un vero e proprio orario per quanto riguarda, la decisione dei tassi e alle 5:30 per la Bank of Japan. Più che i tassi comunque che saranno sicuramente mantenuti fermi, sarà da capire appunto se alle discrezioni, alle parole diciamo dei giorni scorsi seguiranno effettivamente i fatti su questi acquisti. Ma dici che già domani sicuramente ci saranno dei movimenti, anche perché è prevedibile che la Bank of Japan appunto faccia quello che aveva pronosticato e che quindi vada a effettuare questa crisi. Lo yen dovrebbe indubbiamente diciamo arretrare su una notizia del genere. Ricordiamo che comunque ci sono moltissimi dati macro per quanto riguarda il Giappone, dalla produzione industriale che è andata abbastanza chiave, il preliminare di marzo è andata abbastanza chiave per quanto riguarda il Giappone e comunque in generale lo yen, ha appunto il Consumer Price Index, quindi l'inflazione, che come abbiamo detto è adesso uno dei driver fondamentali, o comunque una delle cose che riguarda per capire le scelte di politica monetaria della Bank of Japan, oltre alle vendite al dettaglio e la disoccupazione. Quindi sicuramente diciamo... Va bene, vedremo quello che succederà, insomma. C'è tanta carne al fuoco. Pietro, siamo in chiusura. Io ti ringrazio per essere stato con noi, Pietro Aldo Arisciati di FX Capital. Grazie a voi. E ricordo l'appuntamento con Global Market, magari faremo un'analisi dettagliata la settimana prossima proprio sul mercato giapponese, insomma, per vedere se effettivamente la Bank of Japan sarà entrata o meno nel mercato. Tutto questo e molto altro giovedì prossimo, nel frattempo vi ricordo gli appuntamenti e le dirette di Classy NBC questa sera.